16 milioni di investimenti per la mitigazione dei dissesti naturali del territorio molisano, nuove azioni intraprese dal governo regionale di Via Genova. Più lavoro e diritti sociali per gli italiani, ma sarebbe un grave errore uscire dalla moneta unica, lo ha ribadito nella sua visita in Molise Massimo D'Alema. L'ospedale veneziale di Isernia perde il servizio di assistenza per i malati di diabete, associazioni e pazienti si rivolgono alle istituzioni per il ripristino. Diventare buoni cittadini del domani alla scuola primaria Scarano a Campobasso, un progetto didattico sperimentale attraverso filastrocche e filmati. Buon pomeriggio, gentili telespettatori. Nuovi interventi per il dissesto idrogeologico a beneficiare di oltre 2 milioni di euro, 9 comuni. Soddisfatti i vertici regionali che oggi hanno tenuto un incontro a Palazzo Vitale per illustrare i dettagli di questo quarto step. Monica Surace. Quarto step degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in Molise. Oggi a Palazzo Vitale illustrati gli ultimi finanziamenti di cui hanno beneficiato 9 dei 58 comuni che ne hanno fatto richiesta. Petrella, Tifernina, Sant'Elia, Pianise, Toro, Castellino del Biferno, Spinete, Castel San Vincenzo, Venafro, Ricce e Morrone del Sanio hanno ricevuto dai 150 ai 400 mila euro per i lavori di sistemazione di strade comunali e consolidamenti di pareti rocciose interessate appunto da fenomeni idrogeologici. Presidente, per la Regione resta una priorità quella del territorio. Sì, territorio, soprattutto frane e dissesti, mettiamo in sicurezza il territorio anche perché ottimizziamo le risorse a disposizione intervenendo per tempo in maniera celere con interventi tecnicamente validi per evitare che chiaramente il problema si amplifichi. Oggi 9 comuni firmano, ne mancano all'appello ancora 14 che devono trasmetterci purtroppo ancora la documentazione. Intanto si conclude l'impegno da parte della Regione, restano 10 milioni di finanziamenti nazionali di cui poter usufruire, come spiegato dall'assessore lavori pubblici Pierpaolo Nanni. Abbiamo speso fino adesso 16 milioni 100 mila euro di opere e fino a 17 milioni, quindi un altro 900 mila euro alle spese tecniche di Invitalia e il commissario. Rimangono da spendere 10 milioni che sono gli FSC di carattere nazionale e che si avvieranno parallelamente alla capacità di cantierare le opere, poiché molte delle opere sono già state cantierate, questo ci permetterà di avere il primo step nel giro di qualche mese. Noi crediamo di chiudere tutto entro l'anno 2014, questo ci permetterà di utilizzare tutti i fondi oggi in base ovviamente alle percentuali, non alla capienza che in altre regioni è più ampia. Noi siamo la regione che ha in percentuale speso di più, ci fa piacere, ma è un lavoro di gruppo, grazie ai sindaci, ai progettisti che sono stati rapidi e come si vede quando il lavoro è di squadra il Molise è nelle condizioni di rispondere bene. Tre bandiere blu su 4 centri costieri sono state assegnate al Molise per la pulizia del proprio tratto di Adriatico. Come un anno fa i vessilli premiano Termoli, Campomarino e Petacciato, resta fuori invece il comune di Montenero di Bisaccia. La Liguria si conferma al vertice nazionale con 20 spiagge premiate, al secondo posto la Toscana con 18, le Marche a 17, l'Abruzzo scende a 10 località di mare nella graduatoria. In coda la Calabria è presente quest'anno con 4 bandiere, 2 il Friuli e 1 sul riconoscimento per la Basilicata. Siamo alla cronaca, ancora un incidente sul lavoro, un operaio di Sepino lotta tra la vita e la morte dopo essere volato giù dal tetto di un capannone nel nucleo industriale a Pozzilli, è ricoverato in prognosi riservata al Neuromed. Alessandra Decini per i particolari della vicenda. È ricoverato in prognosi riservata in condizioni molto gravi, un 24enne di Sepino rimasto vittima di un incidente sul lavoro verificatosi nel nucleo industriale di Pozzilli. Secondo quanto emerso sull'accaduto, l'operaio sarebbe precipitato dal tetto di una falegnameria la cui superficie in plexiglass avrebbe ceduto al peso di una persona. Tuttavia ancora non è chiara la dinamica della tragedia dal momento che il ragazzo insieme ai suoi colleghi era intento nella realizzazione di un impianto elettrico per un'azienda
l'azienda situata alle spalle del capannone dove invece si è verificato l'incidente. Pare che, spinto dalla necessità di far passare un cavo da un edificio all'altro, avrebbe deciso di spostarsi attraverso il tetto, che purtroppo si è sfondato. Saranno i carabinieri di Filignano, intervenuti sul luogo e che hanno posto l'area della tragedia sotto sequestro, a stabilire come sono andati i fatti, ad attribuire eventuali responsabilità e a verificare se il 24enne indossasse o meno le necessarie protezioni di sicurezza. In ogni caso, l'attenzione resta alta sullo stato di salute dell'operaio. Dopo un volo di 7 metri, il ragazzo avrebbe battuto violentemente la testa a terra. A raccontarlo gli altri lavoratori, che hanno allertato prontamente il 118. Il giovane è stato così trasportato all'ospedale veneziale di Isernia per le prime cure del caso, ma considerata la gravità della situazione, specie per il riscontro dei traumi cerebrali, è stato trasferito al Neuromed di Pozzilli, dove lotta tra la vita e la morte. Sono ore di apprensione per la famiglia, che attende speranzosa buone notizie. Non emettevano scontrini fiscali e ricevute per arrotondare i guadagni, ma l'illecito è stato scoperto dalla Guardia di Finanza, che hanno apposto i sigilli a 3 esercizi commerciali di Isernia. Nel mirino degli investigatori sono finiti i titolari di 2 negozi e una officina meccanica. Nell'ultimo quinquennio gli esercenti avrebbero violato l'obbligo di emissione di documenti fiscali, non essendo le contestazioni nei loro confronti superiori ai 50.000 euro. Le fiamme gialle hanno disposto esclusivamente la sospensione delle attività per 3 giorni. Uscire dall'euro produrrebbe danni incalcolabili per l'intero paese. Per Massimo D'Alema in Molise ben vengano un governo nazionale rafforzato e una nuova legge elettorale. Gli italiani hanno diritto al lavoro e a maggiori servizi sociali. Sono molto fiducioso del risultato delle elezioni amministrative, anche delle elezioni regionali dove si svolgeranno. Vogliamo costruire un'Europa che finalmente promuova il lavoro, promuova i diritti sociali, promuova la crescita economica, non sia prigioniera della gabbia dell'austerità come è stato nel corso di questi anni. Spero che il governo esca rafforzato dall'esito del voto, anche perché siccome l'Italia avrà la presidenza dell'Unione Europea in un semestre decisivo, avere un governo rafforzato sarà fondamentale per il nostro paese. Tra gli avversari del Partito Democratico, Beppe Grillo, di cui D'Alema condivide le proteste ma non le risposte, a suo avviso nulle. Grillo raccoglie un sentimento comprensibile di protesta e lo proietta verso il nulla. Quello che manca in Grillo sono le risposte, diciamo. Le ragioni della protesta sono fondate, ma le risposte sono nulle o controproducenti, come sarebbe, uscire dall'euro sarebbe una cosa catastrofica, ecco, per gli italiani, vuol dire dimezzare il valore dei risparmi di tutti i cittadini. L'ennesima tragedia di migranti nel mare Mediterraneo riaccende i riflettori su un'emergenza umanitaria per la quale l'Italia non deve essere lasciata sola. Oltre alla missione Mare Nostrum, bisogna porre attenzione soprattutto ad un intervento volto a scoraggiare partenze e punire gli scafisti mercanti di schiavi, sostiene il politico molisano Aldo Patriciello. Dal 1 luglio, inizio del semestre italiano, alla presidenza del Consiglio dei Ministri europei, chiederemo la revisione del regolamento di Dublino e l'istituzione di regole condivise in materia di immigrazione. Continuiamo con la politica. Giuseppe Scopelliti, ex governatore della Calabria, nel suo tour elettorale per il nuovo centrodestra, ha incontrato ad Isernia amici e simpatizzanti. Per Scopelliti l'astensionismo è inutile, anche in questo caso molto controproducente. Prima della riunione Michele D'Alessio lo ha intervistato per noi. La buona politica deve prevalere. L'idea dell'astensionismo non favorisce e non aiuta il Paese. L'idea di votare e dare un voto di protesta certamente non alimenta la speranza nelle buone azioni e la capacità di politica di recuperare una sua funzione
Ecco perché noi oggi scendiamo in campo come nuovo centrodestra per dare, per restituire al Paese una speranza. Quanti hanno capito appieno la vostra scelta all'indomani delle disgrazie capitate a Silvio Berlusconi? Ma questo lo vedremo, lo vedremo già in questa tornata elettorale. L'unica certezza che abbiamo è che era necessario recuperare e dare un senso alla politica. La politica non poteva più continuare ad essere un argomento legato ovviamente alle battaglie di pochi. Bisogna allargare il raggio, bisogna considerare che in questo paese oggi si amplifica e aumenta la povertà, che i bisogni sono sempre più grandi e la politica non può stare ferma, invece deve dare risposte importanti. Il nuovo centrodestra nasce ovviamente come partito che in questa fase, per il bene del paese, sostiene una coalizione ovviamente ampia per garantire la governabilità, ma è un partito che molto presto tornerà nel suo ruolo a tutti gli effetti di centrodestra per costruire questo nuovo grande centrodestra in grado di essere alternativo sotto tutti i punti di vista al centrosinistra di Renzi. Berlusconi dice che Renzi ha alle spalle diciamo, ha il fiato grosso della vecchia sinistra, quella che non ha mai rinnegato il suo passato. Ma questo, se lo dice Berlusconi, sarà una verità. Io non credo che il problema di Renzi, francamente, in questo momento storico del Paese sia legato solo ai suoi collegamenti con la politica. Credo che ci sia ben altro e forse qualcosa di più preoccupante per me. Mara Carfagna, esponente di spicco di Forza Italia per le elezioni europee, ha incontrato gli elettori a Isernia. L'ex ministro della Repubblica è stata ospitata dal consigliere regionale Michele Iorio. Un attimo per il contributo da Isernia, ancora in vista delle elezioni europee. Ricordiamo la visita di Mara Carfagna, ex ministro della Repubblica. Mara Carfagna, accompagnata dall'ex governatore Michele Iorio, ha incontrato nel centro storico di Isernia molti simpatizzanti, ai quali ha rivolto l'invito ad impegnarsi ed a fare proseliti in favore di Forza Italia. I sondaggi non preoccupano, alla luce anche delle passate esperienze. Un anno fa Forza Italia era data all'11% e poi siamo riusciti a conquistare 10 punti percentuali in più. Nonostante questo, le dico che anche se dovessimo risultare terza forza politica in Italia, sarebbe comunque un buon risultato, considerata la persecuzione giudiziaria di cui è stato vittima il presidente Berlusconi, che è culminata con una sentenza ingiusta che ha determinato per la prima volta l'impossibilità per gli elettori di centrodestra, per gli elettori di Forza Italia, di scrivere il suo nome sulla scheda. Nonostante questo, noi continuiamo ad andare avanti, combattiamo nel nome di Forza Italia, con la guida di Silvio Berlusconi, ci battiamo per affermare i valori di libertà e di democrazia di Forza Italia. Devo dire, io giro moltissimo il territorio italiano, trovo molto entusiasmo, tanta determinazione e tanta voglia di garantire a Forza Italia una grande affermazione il giorno delle elezioni europee e anche laddove ci sono le amministrative per il rinnovo dei consigli comunali. Sulle divergenze in Forza Italia e sulla posizione di Michele Iorio, così si è espressa. Credo che l'importante adesso sia impegnarci in questa campagna elettorale per fare in modo che Forza Italia possa avere la giusta affermazione. Dopodiché ho già parlato con il presidente Iorio e mi sono messa a disposizione per tentare di risolvere le questioni e i problemi che il partito sta affrontando qui in Molise. Nulla di grave, sono questioni a volte anche fisiologiche che si verificano all'interno di un grande partito come il nostro. Personalmente ho grandissima stima per il presidente Iorio, quindi non posso che lavorare nella giusta direzione, che per me è quella che restituirà la giusta centralità politica al presidente Iorio in Forza Italia qui in Molise. All'incontro presente anche Marzia Ferraioli, lei pure nella lista centro-sud di Forza Italia. E voglio mettere in questa battaglia politica, che è la mia prima battaglia politica, il massimo della passione per tutto il territorio che afferisce alla lista sud, lista nella quale sono candidata. Il Molise appartiene, afferisce a questa lista ed è confinante con la mia regione. Che è stato in
Cresce il fenomeno dei furti in tutto l'Alto Molise. A seguito di un'operazione dei carabinieri sono finite nei guai 4 persone. Si tratta di una coppia del Frusinate sorpresa a Venafro, intenta a caricare su un'auto materiale custodito all'interno di un cantiere edile. Un giovane di Rio Nero Sannitico è stato invece scoperto mentre rubava motoseghe e attrezzi agricoli da un'abitazione. Infine a Pescolanciano è stato denunciato un uomo perché sorpreso ad asportare quintali di legna da un fondo privato. All'ospedale di Isernia è stato soppresso il servizio di assistenza ai pazienti affetti da diabete. La denuncia all'associazione FAND, che promuove giovedì 15 una iniziativa di sensibilizzazione rivolta in particolare alle istituzioni. Vediamo. A Isernia è stato soppresso il servizio di assistenza diabetologica, a denunciarlo l'associazione pazienti diabetici FAND per il tramite della presidente Emanuela Mazzola, che ha deciso di avviare una battaglia per il ripristino di un fondamentale diritto del malato. La nostra iniziativa è quella di chiedere a chi di dovere, appunto, che questo diritto della persona affetta da diabete sia ovviamente soddisfatto. Quindi il diabete è un problema cronico che ha bisogno di assistenza e tutti i pazienti che a Isernia non hanno più assistenza hanno invece il diritto di averne e che quindi è necessario che viene ripristinato un servizio medico appunto assistenziale. Ed ecco che anche alla luce dell'incidenza di una malattia come il diabete sulla popolazione italiana, come prima azione di sensibilizzazione, la FAND promuove un incontro convegno al quale sono invitate le istituzioni deputate a fornire risposte sulla questione. L'appuntamento è per il giorno 15 maggio alle 17 presso l'Hotel Europa. I diabetici sono tantissimi in tutta Italia, non solo in tutto il mondo, ma sono ovviamente anche tanti ad Isernia. Il 15 maggio c'è un incontro appunto organizzato da noi come associazione, abbiamo proprio l'obiettivo di dar voce a tutti questi pazienti che hanno bisogno di risposte e abbiamo invitato ovviamente i vertici dell'ASREM, il sindaco, il presidente della provincia, il comitato pro veneziale, proprio appunto per sensibilizzare e per chiedere appunto delle risposte. È stato ricoverato all'ospedale di Termoli un marinaio colto da gravi malori nella notte su un peschereccio al largo del mare Adriatico. Le prime cure sanitarie sono state portate da medici e infermieri imbarcati al porto di Termoli grazie all'ausilio della locale guardia costiera. Questa mattina nella curia di Campobasso è stata presentata alla stampa la prossima visita di Papa Bergoglio in Molise agli inizi di luglio. Al tavolo dei relatori vescovi Giancarlo Bregantini, Salvatore Visco e Camillo Cibotti. Dio non si stanca di perdonare, questo lo slogan prediletto per l'arrivo di Papa Francesco in Molise, una tappa importante che rientra tra le 5 con Lampedusa, Cagliari, Assisi e la Calabria, scelte dal Pontefice per lanciare messaggi di unità, vigore, speranza e calore. La mano di Francesco, amato in tutto il mondo, considerato un Papa di frontiera, tesa a quanti il 5 luglio saranno a Campobasso e Isernia ad accoglierlo. Oggi il Vescovo della Diocesi di Campobasso Boiano, Monsignor Giancarlo Bregantini, ha tenuto una conferenza stampa per ribadire gli obiettivi della visita del Santo Padre ed illustrare i luoghi che verranno visitati. Papa Francesco giungerà nel capoluogo in elicottero alle 9, si dirigerà quindi prima all'università per incontrare il mondo produttivo e gli studenti, poi alle 10:15 sosterrà in cattedrale attraversando le vie del centro con la Papa Mobile. Alle 11 la celebrazione eucaristica allo stadio Selva Piana e alle 12:30 il pranzo alla mensa dei poveri. Nel pomeriggio il Pontefice sarà a Castel Petroso per incontrare i giovani, successivamente a carcere di Isernia ed in cattedrale. Questi ultimi incontri da definire con precisione nella giornata di domani alla prefettura Pentra. Intanto i cuori iniziano a battere sempre più velocemente e l'emozione diventa incontenibile. Una visita in attesa che ha colto di sorpresa anche Monsignor Bregantini. Siamo stati scelti da lui perché è vero che c'era l'invito dei vescovi e dell'amministrazione precedente, ma è stato sorprendente sentirsi dire: che dite se il Papa viene in Molise? Così Becciu della Segreteria di Stato mi ha rivolto l'invito alla fine di marzo e questo è stato il fatto che proprio dal cuore del Papa, che visita appunto Lampedusa, Cagliari, Cassano in Calabria, Molise e
Assisi, capite bene, nessun'altra grande città. Questo è un segno grandissimo di privilegio che noi sentiamo già di vivere nel fatto stesso che ha deciso di venire da noi. Carissimi, parlo a tutti voi, avete la possibilità con il sito di prenotarvi tramite il sito, dire noi siamo un gruppo di 10 amici, vogliamo andare allo stadio a vedere il Papa. Prenotate e noi, date il nome del vostro responsabile, poi passate dal 1 giugno al ninfo poi che sarà aperto sotto l'episcopio, nell'ingresso dell'episcopio, e prenotate, cioè ritirate i biglietti già prenotati, e poi il giorno che arriva il Papa, il 5 luglio, vi presentate prestissimo ai cancelli in modo da poter avere il posto che vi sarà indicato. Altri 100 posti circa saranno assegnati dai vostri sacerdoti per i collaboratori più ristretti, ma è un numero più limitato, e questi saranno, insieme agli ammalati, alle autorità, ai vescovi, ai sacerdoti, al coro, nella parte del prato dello stadio. Però moltissimi lo potranno vedere passando, perché lui passerà adagio sul corso, e quindi già il corso di Campobasso sarà un bagno di folla per lui e per tutti voi, quindi c'è la possibilità. Per tutte le informazioni di dettagli della visita del Papa in Molise sarà possibile collegarsi al sito www.papafrancescoinmolise.it. Il linguaggio e il simbolismo della sinistra, seminario nel tardo pomeriggio di oggi nella città capoluogo, voluto dallo studioso Roberto Colella e dal docente universitario Gianni Spallone. Progetto Garanzia Giovani Autoimprenditorialità, la Camera di Commercio di Isernia. Abbiamo per noi un'intervista al presidente dell'ente camerale Pasqualino Piersimoni. Presidente, a dispetto dei venti non propizi che soffiano sulla Camera di Commercio, l'ente va avanti e c'è una bella iniziativa che riguarda i giovani. Sì, noi come mondo camerale oggi presentiamo questo network dell'imprenditorialità giovanile per dare l'assistenza e il supporto ai giovani che vogliono avviare un'attività. Noi diamo anche un'assistenza post startup, con tutta una serie di servizi che con fondi delle Camere di Commercio noi mettiamo a disposizione dei giovani. In particolare si vuole colpire la fascia, quella dei famosi NET, che va dai 15 ai 24 anni, che sono i giovani che non hanno un'occupazione e non continuano gli studi. Però la cosa poi in qualche modo la rivolgiamo a tutti coloro che vogliono avviare una nuova impresa. Noi praticamente facciamo tutto, li prendiamo per mano, avviamo intanto anche dei corsi di formazione di base per l'autoimprenditorialità, diamo il supporto anche per la creazione di un business plan, facendo un corso di formazione di base e poi dando il supporto per un business plan personalizzato, e poi li seguiamo in tutto, anche nell'accesso alla finanza, successivamente, come dicevo, anche nella post startup, quindi l'affiancamento anche poi a tenere in piedi questa attività, anche perché oltre a fare autoimpiego per i giovani possono in qualche modo sviluppare anche occupazione per altri che saranno poi dipendenti di queste nuove imprese nate. Il consiglio quindi è quello di essere in contatto con voi? Sì, noi siamo a disposizione, il nostro sportello sarà aperto dalle 9 alle 12.30 il lunedì, il mercoledì e il venerdì, quindi tutti i giovani che hanno in mente qualche idea imprenditoriale possono venire da noi e avranno tutta l'assistenza e il supporto necessario per poterle portare avanti e portarle avanti bene. Venti potranno essere le donne imprenditrici per la gestione di fattorie didattiche in Molise. Un corso di formazione è stato promosso dalla Camera di Commercio di Campobasso. Le candidate hanno tempo per le iscrizioni fino al giorno 16. 50 euro la quota di partecipazione. Cambiamo adesso argomento: filastrocche, disegni e filmati, un progetto sperimentale a Campobasso che ha portato per mano 65 alunni a porre le basi per diventare buoni cittadini del domani.
di sana e robusta costituzione. Questo è il leitmotiv che caratterizza il progetto avviato lo scorso ottobre e terminato nei giorni scorsi, che ha visto attori gli alunni delle terze elementari della scuola primaria Nicola Scarano di Campobasso. Iniziativa che trova il fulcro nelle lezioni sui principi fondamentali della Costituzione. Con filastrocche, disegni, filmati e canzoni, ha affermato la dottoressa Delisio, abbiamo portato per mano 65 bambini, insegnando loro le basi per diventare buoni cittadini. Bellissima ed attiva è stata la risposta dei ragazzi, che hanno lavorato alacremente con impegno assieme ai loro insegnanti, accostando ai contenuti civici metodologie didattiche alternative, come l'utilizzo di piattaforma di e-learning. I risultati del progetto sono stati presentati nel corso di una lezione speciale tenuta proprio dai bambini presso la Fondazione Cultura ex Palazzo Gil di Campobasso, un progetto sperimentale che già ha ottenuto ambiti riconoscimenti per l'impegno e la buona pratica condotta, come la medaglia di rappresentanza del Capo dello Stato e il plauso dell'assessore regionale alla scuola della Regione Emilia-Romagna, Patrizio Bianchi. A dare valenza al progetto l'intervento dell'assessore all'istruzione e alla formazione professionale della Regione Molise, Michele Petraroia, il quale ha fortemente sostenuto l'iniziativa, e il professor Filippo Bruni dell'Università agli Studi del Molise, che ha fatto un breve intervento su didattica e tecnologie, la scuola e il web 2.0. Il tutto a dimostrazione che per essere un buon cittadino non necessita assolutamente essere adulti, anche perché spesso sono proprio gli adulti a calpestare la Costituzione. Campobasso, la città dei sogni perduti, questo è il titolo dato da Flavio Brunetti all'evento che si terrà nel pomeriggio di venerdì 16, una proposta culturale per coloro i quali sono impegnati a vario titolo a ricostruire la dignità perduta della città. Flavio Brunetti, il geniale cantautore campobassano, di professione fa anche l'ingegnere, e proprio dal suo studio prende il via e si dispiega, offrendosi alle persone che hanno a cuore le sorti della loro città, un percorso culturale che si attiva attraverso un evento simposio e si concretizza visivamente e palesemente nelle grandissime fotografie che diventano pareti e soffitti e si offrono alle potenziali riflessioni dei frequentatori e degli ospiti delle stanze. Il mio studio è la casa dei miei sogni, diciamo, non è solo il paio di camere dove esercito la professione di ingegnere, ma è soprattutto il mondo in cui mi piace definirmi un utopista. Io voglio rivendicare l'utopia del sogno, e in questo sogno voglio coinvolgere una serie di persone che operano nell'ambito della cultura e della trasformazione del territorio, della conservazione del territorio e del rispetto della storia qui nel Molise e soprattutto a Campobasso e soprattutto in questo periodo in cui c'è sotto i nostri piedi la scalpitante canea che si propone alla gestione del territorio. Intitolato La città dei sogni perduti è un momento di riflessione del passato perché il futuro diventi migliore. Campobasso è una città che può essere ottimamente definita la città dei sogni perduti. Il primo sogno perduto è quella della mancata realizzazione del Palazzo Iapoce, della trasformazione di Palazzo Iapoce in conservatorio, che una storia incredibile di bellissima democrazia che avemmo negli anni 77 qui a Campobasso e che però poi fu destinata a morire. Noi racconteremo come morì e racconteremo come la musica che viene dalla materia, che viene dalle pietre, viene dalle budella, viene dalle pelli degli animali, può trasformare a sua volta la materia. L'iniziativa è per le 17.30 di venerdì 16 maggio nel suo studio di Viale del Castello numero 3 a Campobasso. La nuova compagnia teatrale Terza Classe anche questa sera porterà in scena al dopolavoro ferroviario del capoluogo molisano la commedia di Nino Masiello, Nuban Beniello e 3 San Giuseppe. Lo spettacolo ha già registrato nelle scorse settimane un enorme successo di pubblico. E adesso spazio alle previsioni del tempo. Thank you.
Tempo incerto oggi sul Molise con schiarite alternate a qualche debole piovasco. Le temperature massime sono comprese tra i 18 gradi dei due capoluoghi ai 21 di Termoli. Adriatico centrale poco mosso, ventilazione moderata sud-occidentale. In serata cielo variabile, i valori minimi scenderanno dai 10 di Campobasso a 15 sulla costa. Domattina sulla regione il cielo si presenterà poco nuvoloso, temporali sul litorale, valori climatici in calo. In vista delle elezioni europee del 25 maggio, l'onorevole Gianni Pittella dopodomani sarà in Molise, precisamente nell'ordine a Termoli, Campobasso e Boiano. Saranno affrontate tematiche legate ai temi politici, amministrative ed europee, territorio e sviluppo. Bene, siamo giunti al termine di questo telegiornale e buona continuazione di visione della nostra programmazione.